Ciao Enrico, mi fai una pizza fritta che mi ricordi i sapori domenicali. Domenicali a me mi viene in mente la famiglia, la mamma, la nonna, purtroppo la suocera, ma soprattutto o pappulamento rurrau. E certo che te la faccio. Ebbene, vieni appresso a me, voglio tutti quanti tranne la suocera, mi raccomando. Stendiamo il disco di pasta sottile e senza cornicione, perché andremo a fare una bellissima pizza fritta. Andiamo a stendere all'interno la parmigiana di melanzane, che le gangoppa a tavola rumenica non può mai mancare, le polpettine al ragù, sì, murrau a da pappuglia dalle 6 alle 8 ore, il fior di latte di acero, una manciata di formaggio, chiudiamo ermeticamente perché si trasluoglia in cendustucam e a cendustucam ci pensa già la nostra suocera. Hoppla, infriggitrice, cottura lenta, docile, mai aggressiva, praticamente il contrario della nostra suocera. Guagliù, la pizza è pronta e alziamola, asciughiamola un poco. Guardate quanto è bella, guardate che spettacolo, semplice ed efficace. Replicate ma non imitate, perché pure questo sa da saper fare. E ora tagliamola e andiamola all'assaggio, ma raccomando, non piezze parole, tranne alla suocera. E billo che vi, tutti frustrati dalla suocera, è brito no? Abbiamo un po' scherzato sulla figura della suocera, ma è arrivato anche il momento di sfatare questa brutta considerazione che si ha della suocera come donna perfida, gelosa, invidiosa. Oggigiorno la suocera ha una figura fondamentale all'interno della famiglia, soprattutto quando ci sono i bambini. E quindi, pur se ogni tanto la suocera ci fa incazzare, non fa niente, perché ricordate che pure la suocera sa da saper fare. Un abbraccio a tutte le suocere del mondo e vogliate bene alle vostre suocere come facci. Enrico, e gli altri, vediamo, andiamo belli, Vai, ma vi proprio la prima che mamma mia.